Buonasera e bentrovati in questa seconda edizione del TG6. Sono stati dimessi quest'oggi intorno alle ore 15 dal reparto di pediatria dell'ospedale dell'Aquila i due gemellini rimasti coinvolti insieme ad altri quattro bambini nell'incidente alla scuola materna primo maggio, avvenuto il 18 maggio scorso, in cui è morto Tommaso di 4 anni. Lo ha reso noto la ASL dell'Aquila. I due piccoli degenti che erano stati ricoverati per delle contusioni, si legge sempre nella nota, continueranno ad essere seguiti dai medici dell'ambulatorio pediatrico dell'ospedale dell'Aquila per la cura e il monitoraggio delle ferite riportate. La ASL dell'Aquila ha poi ricordato che subito dopo l'incidente l'ospedale San Salvatore si era mobilitato con il 118, pronto soccorso pediatrico e specialisti delle diverse branche, molti dei quali, pur essendo fuori servizio, erano rientrati nei reparti per assicurare un'assistenza immediata. Peraltro è stata sciolta la prognosi per la seconda bambina vittima dell'incidente presso l'asilo dell'Aquila e ricoverata per una frattura cranica in terapia intensiva pediatrica nel Policlinico Gemelli a Roma. La bambina questa mattina è stata trasferita presso la neurochirurgia infantile del Gemelli, dove proseguirà le cure. Il nuovo comunicato del sindaco di Pianella, Sandro Marinelli, sul decesso della piccola Giulia a Sharm el Sheikh. I genitori Silvio Maiano e Veronica Ambrogio hanno fatto rientro a Pianella nella tarda serata di domenica. Come comprensibile, sono molto provati e nel ringraziare tutti quanti in questi giorni hanno manifestato vicinanza e cordoglio in varie forme, chiedono di poter vivere il lutto nella riservatezza del proprio nucleo familiare, almeno fino a quando la piccola Giulia non sarà riportata a Pianella. Difatti, come comunicato dalle autorità consolari italiane in Egitto, alle quali Silvio e Veronica esprimono gratitudine per l'assistenza e il sostegno ricevuto in questi giorni, la salma è stata trasferita questa mattina a Il Cairo presso l'ospedale italiano in attesa di completare l'iter amministrativo per il rimpatrio, che avverrà con un normale volo attrezzato per questa tipologia di trasporto. Sempre più incerto il futuro delle autostrade abruzzesi. Strada dei Parchi S.p.A. rinuncia alla concessione delle A24 e A25 e chiede un indennizzo di 2,4 miliardi di euro. Ora si attende da Roma la risposta del governo, mentre restano irrisolte le questioni del PEF, della messa in sicurezza delle infrastrutture e del maxi rincaro dei pedaggi. Giuseppe Dintino. Strada dei Parchi lascia le autostrade e chiede quasi 2 miliardi e mezzo di euro. La società del gruppo Toto, che gestisce le A24 e A25, tramite una lettera sabato ha chiesto al concedente la rescissione anticipata del contratto, che sarebbe scaduto nel 2030. Quando terminerà la procedura burocratica, le autostrade dovrebbero essere nazionalizzate e tornare in mano ad ANAS. Il congelamento del rincaro dei pedaggi fino al 2023 avrebbe dovuto consentire maggiore spazio alle trattative, ma il concessionario ha deciso di alzare il tiro e mettere alle strette il governo, anticipando la rinuncia e chiedendo 2 miliardi e 400 milioni. Sullo sfondo la mancata approvazione del piano economico finanziario, atteso da quasi 10 anni. L'ultima bozza di PEF, la 18ª, era stata redatta dal commissario nominato dal Consiglio di Stato, prevedeva maxi rincari del 16% l'anno ed è stata bocciata dal CIPES 2 settimane fa. Ritardi che hanno posticipato la messa in sicurezza delle autostrade, antisismica in primis, ma anche riguardo l'attraversamento della fauna selvatica, mentre sono in corso inchieste da parte di 4 procure sul degrado dei viadotti e la loro mancata manutenzione. Il problema è che l'equilibrio economico-finanziario della concessione è oramai compromesso. Con il blocco dei pedaggi, l'esplosione dei costi di manutenzione e gli oneri Covid non rimborsati, la società De Toto ha maturato un credito nei confronti del Ministero delle Infrastrutture che ha già superato i 300 milioni di euro e si stima arrivi a fine anno a 430 milioni. Al contempo, secondo la Corte dei Conti, Strada dei Parchi è in debito con ANAS per quasi 75 milioni di euro. I gruppi parlamentari spingono affinché il Premier Draghi e il Ministro Giovannini intervengano rapidamente. I sindaci dei comuni attraversati dalle A24 e A25 nel frattempo sono intenzionati a proseguire la loro battaglia contro i rincari. Venerdì si riuniranno nuovamente a Carsoli e chiedono un incontro immediato a Roma.
L'incertezza sul futuro delle autostrade non mette in allarme solo gli utenti, ma anche circa 1700 dipendenti del gruppo Toto. Nelle scorse settimane la Toto Costruzioni aveva già annunciato il licenziamento di 110 lavoratori impegnati nel cantiere di Valle del Salto. Sono 255 nuovi casi Covid-19 accertati nelle ultime 24 ore in Abruzzo, del totale 232 sono stati identificati attraverso test antigenico rapido. Il tasso di positività è pari all'11,64%. I nuovi positivi hanno età compresa tra 6 mesi e 94 anni e provengono 17 dalla provincia dell'Aquila, 96 da quella di Chieti, 94 da quella di Pescara, 57 da quella di Teramo, 7 i decessi di età compresa tra 81 e 91 anni, 2 in provincia di Chieti, 4 in provincia di Pescara, 1 in provincia di Teramo. Il bilancio delle vittime sale così a 3.300. I dimessi guariti nelle ultime 24 ore sono 753, mentre gli attualmente positivi scendono a 27.636, meno 505 rispetto a ieri. Stabili i ricoveri dopo il brusco calo registrato ieri, soprattutto per quanto riguarda le terapie intensive. 243 pazienti sono ricoverati in ospedale, in area medica, più 2 rispetto a ieri, 8 in terapia intensiva, dato invariato. Cambiamo pagina. In occasione del 30° anniversario della strage di Capaci, il Teatro Circus di Pescara ha ospitato una grande manifestazione con gli studenti delle scuole pescaresi. Vediamo il servizio di Paolo Renzetti. Anche a Pescara si è celebrata oggi la giornata della legalità in occasione del 30° anniversario della strage di Capaci, in cui persero la vita i giudici Giovanni Falcone e sua moglie Francesca Morvillo e gli agenti della scorta Vito Schifani, Rocco Di Cillo e Antonio Montinaro. Oggi al Teatro Circus di Pescara è stata organizzata dal Consiglio Nazionale del Premio Borsellino una kermesse con i ragazzi delle scuole, a cui hanno preso parte le massime autorità civili e magistrati, fra questi Roberto Sparagna, sostituto procuratore della Direzione Nazionale Antimafia. È una data importante, oggi è 30 anni dalla strage di Capaci, siamo qua per ricordare Falcone, Morvillo, i ragazzi della scorta e il nostro impegno continua e l'insegnamento di Falcone cammina sulle nostre gambe. C'è molto da fare, ma siamo determinati e fiduciosi. La formazione è molto importante, il futuro della società sono i nostri giovani, i nostri ragazzi, e quindi anche per questo siamo qui. A mio parere l'indifferenza è un qualcosa che rischia di essere devastante e bisogna formare coscienze critiche, che sappiano discernere tra cosa è bene e cosa è male e indicare dei valori che ci rendano, come dire, consociati, ecco, ci rendano pronti a difendere i nostri valori fondanti. L'insegnamento di Giovanni Falcone resta più che mai attuale, ha dichiarato Pier Giorgio Morosini, sostituto procuratore della Corte di Cassazione. Ci sono tanti significati che ritornano anche nell'opera di magistrati come Falcone. L'impegno ovviamente sul versante del contrasto alla criminalità organizzata, i metodi nuovi di lavoro, le grandi intuizioni, ma anche la capacità di rivestire il ruolo di magistrato con certe caratteristiche di cui c'è un grande bisogno oggi, quindi la serietà, la capacità di immaginare anche il futuro e soprattutto l'impegno a lavorare anche insieme agli altri. Non dimentichiamoci che il primo maxi processo a Cosa Nostra è il frutto del lavoro di un pool, del cosiddetto pool, cioè di un lavoro di equipe. E lavoro di equipe significa mettere insieme sensibilità, voglia di confrontarsi da parte di professionisti che si impegnano da diverse postazioni. All'evento ha preso parte anche il presidente dell'Associazione Nazionale Magistrati Abruzzo, Roberta Davolio. Educare alla legalità significa fare in modo che le giovani generazioni, le nuove generazioni possano essere in grado nel loro percorso di crescita e poi quando diventeranno adulti di poter cambiare veramente, ciascuno nel proprio spazio di responsabilità, la vita del nostro paese.
Restiamo in tema, centinaia di studenti teramani si sono ritrovati questa mattina in Piazza Martiri per commemorare le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Presenti le istituzioni locali e alcuni testimoni che lottano ogni giorno sotto scorta contro la mafia. Don Patriciello, il sacerdote napoletano anticamorra, ha chiesto perdono ai giovani per non aver impedito 30 anni fa quelle uccisioni. Tania Bonici Castelli. Questa mattina a Teramo, le scuole di Teramo ricordano le stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Teramo oggi è il luogo della memoria. La mafia uccide, ma il silenzio pure. Teramo non resta in silenzio, anzi urla contro gli omicidi di Giovanni Falcone, di Paolo Borsellino, ma anche di tanti magistrati, agenti, sacerdoti e giornalisti messi a tacere dal piombo della mafia. In Piazza Martiri, istituzioni locali e studenti si sono stretti in un abbraccio di dolore e di ribellione. Stamattina sono proprio gli studenti e le studentesse della città di Teramo ad essere il valore aggiunto, i protagonisti di questa mattinata che stiamo affrontando nella memoria di donne e uomini che non si sono tirati indietro, che non hanno avuto timore di proseguire per la strada della legalità e della giustizia nonostante vivessero nella minaccia violenta della mafia degli anni 90. Don Patrizio Patriciello, sacerdote napoletano anticamorra, che opera e lotta sotto scorta nella sua parrocchia di Caivano, la più grande piazza di spaccio d'Europa, si è rivolto agli studenti teramani chiedendo loro perdono per quelle stragi mafiose che lo Stato non ha saputo evitare. Sono passati 30 anni, noi siamo ancora qua, abbiamo sentimenti contrastanti perché da un lato ci sta il dolore, la sofferenza, lo sconcerto, dall'altro lato siamo contenti che è una memoria viva, soprattutto con i giovani, con gli studenti. Però le parole di Falcone, la mafia è un fenomeno umano e come tutti i fenomeni umani nasce, cresce e muore, purtroppo noi ci crediamo, abbiamo speranza che sia così, però questo giorno ancora non è venuto e bisogna combattere. La partecipazione dei giovani teramani alla giornata antimafia è stata calorosa, simbolo della protesta, uno slogan per tutti. Io sento, io vedo, io parlo. Io sento cosa? La vita. Io vedo cosa? La guerra. Io parlo. Le idee di Falcone. Dalla notte scorsa è ripreso lo sciopero di molte marinerie italiane, fra cui quella di Pescara, per protestare contro il caro gasolio. Dopo numerosi incontri, ricordiamo quello che si era tenuto due settimane fa all'Aurum di Pescara, è stata presa la decisione di non andare in mare. Da mesi le marinerie protestano per il consistente aumento del gasolio che sta portando sul lastrico gli armatori, che ormai non riescono più a coprire neanche le spese del problema. Erano stati investiti anche i parlamentari abruzzesi e la Regione Abruzzo. Nei giorni scorsi anche alcune associazioni di categoria, fra cui la Confcommercio di Pescara, per bocca del presidente Riccardo Padovano, avevano lanciato l'allarme sul rischio concreto di non vedere più il pesce locale sulle tavole dei ristoranti e delle famiglie abruzzesi. Transizione ecologica e sfida dell'ultimo miglio. Con questi obiettivi si è rinnovato l'accordo tra Sangritana e Walter Tosto, il servizio di Stefano Recanati. Rinnovato questa mattina l'accordo quadro tra la Walter Tosto e la Sangritana, un contratto per abbattere l'ultimo miglio, difficoltà che l'azienda con sede a Chietiscalo ha riscontrato negli ultimi tempi nel trasportare le oltre 800 tonnellate di acciaio che arrivano da Trieste. L'intesa dunque con Sangritana prevede il trasporto su ferro dallo scalo di Pescara all'interno dell'azienda. In questo modo si va ad abbattere notevolmente anche l'impatto ambientale. In passato c'era qualche difficoltà dell'ultimo miglio, quello che da Pescara a Porta Nuova arrivava fino a questa stazione, c'è da dire che questa stazione, questo hub di arrivo è stato da noi salvaguardato nel tempo perché abbiamo, come dire, tentato di scongiurare la chiusura da parte di RFI di Chietiscalo perché altre ragioni portavano all'utilizzo della parte intermodale che abbiamo su Manoppello. È un'area sicuramente di grande valore, contiamo e siamo convinti che il trasporto, per quello che è in sagoma, è pesante, la strada è migliore, il treno. A livello nazionale l'Italia ha preso l'impegno con l'Europa di portare il trasporto merci su ferro entro il 2030 al 30%, partendo dall'attuale 11%, investimenti questi che serviranno anche al potenziamento dei collegamenti con le aree portuali. Nel porto l'Abruzzo sta facendo degli investimenti importanti sul porto di Vasto e sul porto di Ortona. Noi abbiamo fatto la nostra proposta per
fare leggere anche Fossa Cesia ha una funzione di retroporto per i due porti, perché entrambi hanno dei problemi di logistica. Noi con i nostri treni, con la nostra capacità di trasportare merci, dovremmo dare una mano a entrambi i porti per diventare utili a tutto il mondo produttivo abruzzese. Incendio in tarda mattinata nell'area della riserva naturale della Pineta di Santa Filomena a Pescara, al confine con Monte Silvano. Le fiamme si sono sviluppate in un terreno incolto al confine con l'area protetta nei pressi del centro sportivo Le Naiadi. Lanciato l'allarme, sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco e i carabinieri forestali, che si sono occupati delle operazioni di spegnimento a supporto degli uomini a terra. Anche l'elicottero dei vigili, che ha effettuato una decina di lanci, sono andati in fumo circa 1000 metri quadrati di vegetazione. I carabinieri forestali sono al lavoro per individuare il responsabile del rogo, in quanto, stando ai primi accertamenti, l'incendio non sarebbe di natura accidentale. Il centro-sinistra chiede alla Regione il potenziamento dell'unità operativa complessa di chirurgia generale a indirizzo senologico dell'ospedale Bernabeo di Ortona. Presentata una risoluzione urgente. Vediamo. Potenziare l'unità operativa complessa di chirurgia generale a indirizzo senologico dell'ospedale Bernabeo di Ortona con nuove assunzioni e nuove tecnologie. Questa è la richiesta alla Regione dei consiglieri regionali di centrosinistra, che hanno presentato anche questa mattina a tal proposito una risoluzione urgente all'assessorato alla sanità. Vogliamo un impegno della Giunta regionale per fare in modo che si accorcino i tempi su tante promesse che sono state fatte e non sono state mantenute. Cominciare dal chirurgo plastico, arrivato nel 2018, andato via nel 2021, lo avevamo previsto in una specifica interpellanza di marzo che sarebbe andato via, effettivamente è andato via. Adesso c'è una convenzione che va in scadenza però il 31 di maggio con l'azienda ospedaliera universitaria di Siena. Un bravo chirurgo plastico per le operazioni complesse, che invece dovrebbe rimanere per cercare di formare anche tanti altri. E poi la strumentazione, avevamo 3 ecografi ad Ortona, ne abbiamo uno datato, vecchiotto, donato da un'associazione del 2013, e questo costringe naturalmente i medici a fare soltanto quelle ecografie preoperatorie, cioè quelle che sono veramente prioritarie. Ma manca il personale, abbiamo 6 anestesisti e ne dovrebbero essere 13, il che significa diminuire il numero delle sedute operatorie, ma anche diminuire la curva di apprendimento di queste metodologie anestesiologiche, che sarebbero molto interessanti e molto importanti per tantissime donne del nostro Abruzzo. Manca una caposala, ma anche il personale amministrativo. La medicina integrata, dalla capacità, diciamo, da quella motoria all'agopuntura, alle sedute nutrizionistiche, sono sospese da marzo, speriamo che ce la fanno per giugno a ripartire. Insomma, tantissime situazioni che meritano una grande attenzione, ma soprattutto, una volta per tutte, l'impegno da parte della Giunta regionale. Dopo 7 mesi di lavori, l'amministrazione comunale di Chieti ha riconsegnato alla cittadinanza l'area del casinetto Frigeri all'interno della villa comunale, polmone verde della città. Vediamo. Oggi riconsegnate alla comunità di Chieti un spazio importante della villa comunale. Quali sono stati i lavori che avete effettuato qui? Sì, oggi riconsegniamo un importante spazio verde dove noi vogliamo renderlo fruibile, accessibile soprattutto per le famiglie e per i bambini. Un intervento che è suddiviso su 3 opere: la riqualificazione dell'ex casinetto del custode, lo spazio verde adiacente al casinetto e la riqualificazione del ponticello su via Costanzi. Questo è uno dei 3 interventi che quest'anno faremo all'interno della villa comunale. Subito dopo l'approvazione del bilancio del piano triennale delle opere pubbliche, partiremo con un altro intervento che, grazie alla mia collega assessore Zappalorto, stiamo portando avanti, per una riqualificazione del verde all'interno della villa comunale stessa. Oltre questo intervento, poi si partirà finalmente con la riqualificazione del campetto alla villa. Ce lo siamo sempre detti, ci siamo sempre detti dal primo giorno del nostro insediamento, che avremmo voluto restituire alla città tutti gli spazi verdi, soprattutto oggi che siamo ormai, speriamo, in una fase di uscita da questa pandemia che ci ha tenuti reclusi, ci ha tenuti distanti.
ambienti, quindi vivere il verde, vivere all'aperto per noi era l'obiettivo fondamentale, restituire alla città ogni giorno porzioni di spazi verdi è l'obiettivo per renderla sempre più green, come si suole dire oggi, ed è l'obiettivo e vedremo nei prossimi giorni, in questi giorni bellissimi di primavera verso l'estate, vivere questi spazi soprattutto dei più piccoli che meritano oggi di respirare aria buona in luoghi bellissimi. All'interno di quest'area abbiamo anche realizzato un'installazione, questo si chiama Pecore ed rappresenta un gregge che rappresenta un pochino la cultura della nostra terra, la cultura delle nostre tradizioni, e dove vengono rappresentate 12 pecore che guardano tutte quante e si dirigono verso la stessa direzione, però ce ne sta una che invece è attenta al mondo circostante e quindi guarda l'osservatore che passa sul viale e probabilmente rappresenta l'elemento del gregge che può dare una svolta a quelle che siano il modo normale di condurre la nostra esistenza. Pagina dello sport, ciclismo, successo per Giulio Ciccone nella 15ª tappa del Giro d'Italia da Rivarolo Canavese a Cogne. L'atleta abruzzese della Trek Segafredo si riscatta ad una settimana di distanza dalla domenica opaca sul Blockhaus. Jacopo Forcella. Dalla domenica più triste, quella del Blockhaus che lo aveva respinto, proprio lì sulle strade di casa, a quella più bella, almeno stando alle sue parole. In una settimana Giulio Ciccone si riprende, non il Giro d'Italia per intero, ma un pezzettino, sì. Perché chi ne aveva decretato troppo presto il declino? Sulla salita che porta a Cogne dopo la tappa iniziata da Rivarolo Canavese ha dovuto in parte ricredersi. L'abruzzese della Trek Segafredo vince la frazione numero 15 del Giro d'Italia e lo fa sul terreno più congeniale, staccando quelli che aveva portato via quando mancavano ancora tanti chilometri al traguardo e lasciandoli sul posto tutti, fino a Iuccarti, l'ultimo ad arrendersi prima della passerella di Giulio al momento di tagliare il traguardo. Via gli occhiali, come sul Mortirolo 2019 quando aveva indosso la maglia azzurra di miglior scalatore, ora lontana a 51 punti e sulle spalle di Bowman della Jumbo Visma. Ma non è importante adesso, così come non lo sono gli oltre 15 minuti che lo separano dalla maglia rosa che rimane sulle spalle di Richard Carapaz prima dell'ultima e decisiva settimana. Era fondamentale dare un segnale forte e Ciccone lo ha dato, respingendo critiche a volte ingenerose e definendo il successo di ieri il più bello della sua vita ciclistica. Non era scontato e non è stato semplice riprendersi dopo la botta presa in Abruzzo, ci ha messo un po' di tempo e qualche giorno nel quale ha studiato il momento per ricominciare ad essere quel corridore a cui l'Italia delle due ruote ha tanto bisogno di affidarsi. Il gruppo ha contenuto e lasciato fare anche per risparmiare energie che da domani in avanti saranno fondamentali fino alla cronometro finale di Verona. I primi 5 sono distanziati da 61 secondi, Hindley ha 7 rintocchi di orologio più del campione olimpico Carapaz, poi Almeida che ha la crono come arma finale, Landa è uno straordinario Domenico Pozzovivo, martedì Mortirolo e valico di Santa Cristina nella Salò Aprica, quel Mortirolo che Giulio conosce bene e sul quale proverà di nuovo a battere i pugni sul tavolo, l'abbraccio con il compagno di squadra, amico e corregionale Dario Cataldo è l'immagine più bella del pomeriggio valdostano, da domani si riparte con un Ciccone in più a tenere alto il tricolore italiano nella corsa di 3 settimane più dura che c'è. Calcio di Serie D, bastava un punto al Chieti per festeggiare la salvezza ed è arrivato il punto contro la Recanatese già promossa in Lega Pro. A Marafini ha risposto Fabrizi e a fine gara dopo doppia festa per le due squadre. Il servizio, vediamo.
A Recanati è il giorno dei festeggiamenti per il sarto di categoria, festa a cui al triplice fischio finale si aggiunge il Chieti, che con il pareggio si mette in tasca la certezza di giocare anche il prossimo anno in Serie D. Un traguardo raggiunto meritatamente per una formazione che ha saputo crederci soprattutto nei momenti più difficili, anche quando lo stadio di casa sembrava un tabù. Lucarelli sceglie Mariani come metronomo di centrocampo, mentre ad agire da mezzala c'è D'Innocenzo. Sulla fascia sinistra assente Siragusa, al suo posto Ventola. Gara agli ordini di Deborah Bianchi di Prato, che vede subito avanti giallorossi pericolosi in apertura con Senigalliesi dalla distanza, tiro messo in corner da Forti. Dalla parte opposta il Chieti sa bene che non può speculare troppo sul pareggio, così è Ventola dalla destra a rientrare sul piede forte, ma la conclusione masticata termina al lato. Le accelerazioni improvvise dei leopardiani creano più di un pericolo ai teatini, soprattutto dalla parte di Consorte, ma Senigalliesi non ne approfitta al 18° con la sfera che addirittura termina in fallo laterale. Sul fronte opposto è ancora Ventola il più pericoloso dei suoi a sfiorare il vantaggio. Il centrocampista si districa bene in aria, ma non ha fatto i conti con l'uscita alla disperata di Urbietis, che concede solo il corner. Ad inizio ripresa è Luasni ad avere sul destro il pallone per sbloccare il match, ma ancora Urbietis in uscita bassa a sporcare la conclusione dell'ex matese. Al quarto d'ora il Chieti vede fantasmi. Senigalliesi dalla bandierina pesca in area di rigore Marafini, che lasciato colpevolmente solo dalla difesa mette alle spalle dell'incolpevole Forti. I risultati sugli altri campi danno una mano ai neroverdi, ma a togliere le castagne dal fuoco ci pensa il solito Luca Fabrizi. L'attaccante difende palla sulla sinistra e una volta in aria fa partire un terra aria che si insacca sotto l'incrocio dei pali. Grande gioia in campo e rete numero 16 per lui in stagione. Al 37° mister Pagliari concede la passerella a sbaffo. Il capitano, che con 23 centri in stagione, si aggiudica la palma di capocannoniere del girone F. Si gioca al piccolo trotto fino al 50°, quando al Tulbaldi partono i festeggiamenti delle due squadre. Ora meritate vacanze per il Chieti, ma ci sarà da programmare il futuro per affrontare il prossimo campionato con più serenità. Il notaresco tira un sospiro di sollievo, la vittoria 0-2 contro l'Aurora. Alto Casertano decreta la permanenza matematica dei rossoblù in quarta serie. Vediamo il servizio. Bisognava vincere per evitare inutili rischi e alla fine i tre punti sono arrivati per il notaresco, che passando per 2-0 a Pietramelara sul campo dell'Aurora Alto Casertano ha timbrato la salvezza dopo una stagione disputata ben al di sotto delle aspettative. La formazione rosso-blu partita per lottare per la vetta dopo un brutto girone di ritorno è scivolata ai margini della zona calda, evitando con i 6 punti conquistati negli ultimi 180 minuti di precipitare nella zona caldissima della classifica. Nel pomeriggio di Pietramelara, al cospetto di una formazione che non aveva molto da chiedere al torneo, i ragazzi di Epifani hanno vinto con grande disinvoltura. Avvio di partita come da copione con il notaresco in avanti. Al 5° Massarotti prende la mira dai 25 metri ma conclude al lato. Al 12° Pampano imita il compagno non inquadrando lo specchio della porta. I padroni di casa non stanno a guardare e al 17° Romeo, a 2 passi da Sciba, si divora il gol del vantaggio, mandando il pallone incredibilmente fuori. Gara a viso aperto con il notaresco, che si rivede al 23° con una bella rovesciata di Scimia in area che non sorprende però l'estremo di casa Vitiello. Al 27° ancora Aurora Alto Casertano ad un passo dal vantaggio con l'incornata di un soffio alta di Palumbo. Spinge la formazione del presidente Salvatore Di Giovanni, senza però riuscire a pungere e facendo solo possesso palla. L'ultima emozione del primo tempo arriva così al 42° con un tiro di un soffio alto di Maio dal limite. Nella ripresa non c'è partita, pronti via, e alla prima azione dopo neanche 60 secondi c'è un lancio lungo sull'out di sinistra per Pampano, che con una conclusione chirurgica fa 0-1 regalando alla sua squadra il gol salvezza. All'8° Scimia fa tutto bene chiamando alla parata Vitiello. Gara in disinvoltura per la formazione abruzzese. Un minuto dopo infatti Maio in area a trovare il miracolo del portiere campano. Al 10° Monteleone Mura invece un tiro di Pampano, con i ragazzi di Epifani che restano in controllo della gara, segnando il gol del raddoppio della sicurezza al 24° con Valenti, che dopo un batti e ribatti sulla linea di porta deve solo appoggiare il pallone in rete. Il 2-0 mette a questo punto al sicuro i rossoblù, che vedono il traguardo salvezza ad un passo, anche perché l'Aurora Alto Casertano non ha la forza di reagire, con al 94° la certificazione della permanenza in D del notaresco.
Onori e meriti anche alla formazione campana che ha onorato il campionato così dalla prima all'ultima giornata. La salvezza del Notaresco è ormai certezza, ma da domani si inizierà a pensare al futuro che presenta molti punti interrogativi a cui bisognerà dare risposte entro le prossime settimane. In chiusura vi ricordo l'appuntamento di questa sera alle ore 21 con la trasmissione replay di Enrico Rocchi e vi ricordo anche l'appuntamento con l'informazione del TG6 che torna con la terza edizione alle ore 23. Grazie per l'attenzione e buona serata.